tutti ragazzi, bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Ome e oggi sono qui per portarvi la player review di Yaya Touré in form, giocatore che mi ha sia meritato questa carta dopo la doppietta realizzata contro lo Swansea. Allora andiamo subito a vedere questo giocatore, che vi dico subito che a mio parere è il giocatore più forte e più completo di questo gioco insieme a Pogba, second in form. Ma parliamo subito dei suoi pro. Prima cosa, la velocità. 78 di velocità che in game diventano 75 di accelerazione, 80 di velocità scatto. Ottima velocità per Yaya Touré. Sembra molto di più in game. Quando prende la palla a centrocampo, appunto, può partire, andare verso la porta avversaria. Comunque, lui, come ho detto, è un centrocampista molto molto completo, quindi lo potrete utilizzare come CC, COC, addirittura ATT se volete fare un po' i perversi, diciamo così. Comunque ottima la velocità di Yaya Touré, soprattutto perché è accompagnata da quell'84 di dribbling. In game diventano 68 di agilità, 63 di equilibrio, 90 di riflessi, 88 di controllo palle, 86 di dribbling puro. Yaya Touré, vi ricordo che ha 3 stelle mossa abilità, scusate. Comunque ottimo il controllo palla di Yaya Touré. Mi aspettavo una pecca, perché comunque ha 68 di agilità, quindi mi aspettavo che comunque nei movimenti fosse molto lento, soprattutto quando era palla al piede, e invece no, mi sono trovato veramente bene, niente problemi. L'unica cosa è l'equilibrio, appunto, perché quando trovavo un giocatore che mi contrastava non sempre riuscivo magari a rimanere in piedi. I tiri, 88 di tiro, che in game diventano 87 di piazzamento, 88 di finalizzazione, 92 potenza tira, 90 long shot, 73 tiri al volo, 88 di rigori. Anche qui le statistiche parlano veramente da soli. Ottimo, ottimo il tiro di Yaya Touré, sia dentro l'area sia fuori area, soprattutto quella potenza tiro, 92 di potenza tiro, veramente una cosa eccezionale. Difesa, 84 di difesa, che in game diventano 85 intercettazioni, 86 precisione di testa, 78 marcatura, 87 contrasti in piedi, 85 contrasti in scivolata. Che dire, questo è un giocatore che, come ho detto, può offendere, quindi può attaccare, ma soprattutto anche nella sua fase difensiva è molto molto bravo. I passaggi, 85 di passaggio, che in game diventano 89 di visione, 70 di cross, 89 precisione su punizione, 90 passaggi corti, 87 passaggi lunghi, 84 di effetto. Grandi passaggi di Yaya Touré, sia in verticale, sia sulle fasce, sia passaggi corti, scambi 1-2, veramente ottimi ottimi passaggi. Poi, la cosa portante di questo giocatore, il fisico. 93 di fisico, che in game diventano 82 di elevazione, 96 resistenza, 95 forza, 89 di aggressività. Questo è veramente un carro armato. Questo giocatore è una cosa pazzesca. Per quanto è alto, per quanto è grosso, per quanto è forte, non mi aspettavo che avesse tutte queste ottime caratteristiche messe insieme. Perché comunque di solito magari trovate il centrocampista che è alto, che è grosso, che è forte, ma magari è lento. Lui veramente no. Ottimo a velocità, ottimi tiri, ottimi passaggi, ottima difesa, veramente ottimo tutto quanto questo giocatore. Su PlayStation costa circa 1,5 milioni. Io ve lo consiglio di comprarlo, sì, perché come ho detto, insieme a Pogba con informe assolutamente il giocatore più forte di questo gioco fino adesso. Adesso io aspetto la versione Team of the Season, poi vedremo. Quindi ragazzi, riepilogando velocemente, tra i pro troviamo velocità, tiri, passaggi, precisione su punizione, anche lì ragazzi punizioni fantastiche, e il fisico. Tra i contro, come ho detto, l'equilibrio, perché per le cose che vi ho spiegato prima. Voto di questo giocatore 9,5, perché il 10 se lo meriterà la carta Team of the Season che sto aspettando. E niente ragazzi, quindi lasciate un like, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore, se lo avete provato. Mi raccomando, passate in descrizione che trovate il mio canale, andate ad iscrivervi o comunque andate a vederlo. Iscrivetevi al canale di Noi Malati di Foot. E niente ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella.